Permettetemi di ringraziare la S Roma per essere qui e di ringraziare la mia società per essere una società così attenta alle problematiche e alle tematiche sociali. E in un giorno come questo, che è un po' la nostra festa, sono veramente felice di partecipare a questa iniziativa. Peraltro la Roma è molto vicino a tutti i problemi, davvero al sostegno delle persone in difficoltà più deboli, quindi non potevamo mancare, non poteva mancare. Non ci dimentichiamo mai la nostra storia, non dimentichiamo mai da dove arriviamo, qual è stato il nostro percorso, qual è il nostro percorso proprio fatto di lotte, fatto di lotte e di riconoscimento di quelli che sono poi i nostri diritti. Quindi, questo vale nello sport e poi vale nella vita, perché il messaggio che oggi che siamo qui con la S Roma a parlare di questa problematica, ecco, vale nella vita poi. Quindi sono molto orgogliosa di essere qua. È un'emozione indescrivibile perché non è solo oggi la nostra festa, ma è tutti i giorni, però oggi ancora a maggior ragione mi sento di ringraziare la Roma per queste grandissime iniziative che fa ogni giorno, ogni volta, e sono sempre più onorata di indossare questi colori giallo-rossi. La Roma fa tantissime iniziative, noi siamo orgogliose ogni volta che ci chiamano e siamo pronte a rispondere, sempre presenti perché è un'emozione e noi siamo contente. Ringrazio Roma Cares per questa bellissima iniziativa, per averci dato voce in questa giornata così importante per le donne, l'8 marzo, e in quest'anno importante per Medici Senza Frontiere, che festeggia il suo 50° anniversario. Da 50 anni siamo ovunque nel mondo e ci occupiamo di portare cure nelle emergenze, nelle epidemie, come abbiamo fatto per il Covid-19 anche in Italia a partire da marzo dello scorso anno, nelle crisi umanitarie, dove ci sono i soggetti più vulnerabili, e purtroppo le donne sono tra questi soggetti che noi appunto curiamo, perché è fondamentale poter portare aiuto a chi è più debole, più fragile. Oggi nel mondo tantissime donne non hanno accesso alle cure di base e non riescono a poter portare avanti una gravidanza e un parto sicuro, partoriscono sotto le bombe, sono vittime di violenze, e noi siamo lì con loro in 80 paesi nel mondo e anche in Italia. Tra l'altro mi fa molto piacere essere qui oggi, perché proprio in queste settimane a Roma, insieme alle autorità sanitarie locali, stiamo aprendo un progetto per l'accesso alle cure delle donne più vulnerabili, le donne straniere, coloro che non hanno accesso neanche alle cure più semplici, e portiamo avanti delle iniziative per appunto gravidanze sicure, per una maternità più sicura, per cure e prevenzione per quanto riguarda tutto quello che ha a che fare con la salute riproduttiva della donna, ma anche rispetto alle violenze fisiche e psicologiche che le donne purtroppo continuano a subire. Da questa bella collaborazione ci aspettiamo un sostegno, così come oggi vediamo, ma anche un accendere i riflettori su quelle che sono le crisi dimenticate e sulle maggiori vulnerabilità, come appunto le donne, i bambini, che sono il nostro primo target di intervento. Medici Senza Frontiere si sostiene soltanto grazie alle persone, a singoli individui e a organizzazioni come appunto Roma Cares, che permettono di dare supporto ma anche visibilità a quello che facciamo, perché è importantissimo aiutare, ma è importantissimo anche sensibilizzare e denunciare dove i riflettori sono spenti. Lasciatemi fare un augurio di buon 8 marzo a tutte le donne e a tutti gli uomini che credono nella democrazia paritaria, perché il mondo lo costruiamo inclusivo e uguale se la battaglia è di tutti e tutte. Grazie a Roma Cares, perché abbiamo visto come anche in questo caso della pandemia i dati sulla violenza contro le donne sono aumentati in maniera esponenziale, quindi avere una squadra che ha tantissimi tifosi e che viene seguita può essere assolutamente un grande punto di riferimento. Calciatori e le loro mogli che hanno fatto il calendario, che indossano una maglietta con Ama mi e basta, è sicuramente un segno per far riflettere soprattutto i ragazzi, le nuove generazioni, sul fatto che amare non vuol dire possedere, amare non vuol dire tenere a sé, ma dare, donare. E amare non si può assolutamente confondere con la violenza.